Mauro Biglino, anche quelle ebraiche sono leggende, miti. Te l'ho già detto tante volte, caro. Vedi questa paginata, la vedi? Questa paginata? È una paginata apparsa sul Corriere della Sera di ieri. Corriere della Sera, è 20 dicembre 2016, Corriere della Sera. Quindi pagina 4.4, cultura, e Giorgio Montefoschi. E in ogni caso tranquillo Mauro Biglino, perché questo articolone te lo metto come link nel riassunto di questo video. E vedete, vedi Mauro Biglino? Le leggende degli ebrei, il sesto volume delle leggende degli ebrei ad Elfi. Pensa un po', sei volumoni sono sulle leggende degli ebrei, sei volumi, casa editrice Adelphi, sei volumi sulle, c'è scritto qua, leggende degli ebrei, le leggende, le fiabe, i miti, te l'ho detto tante volte, Mauro Biglino, che quegli ebraici sono i miti come i miti dei greci e i miti dei germanici, i miti dei Celti, i miti mesopotamici, i miti cinesi, i miti indiani, sono miti. E allora vediamo un po' qua, così capisci meglio così. E si tratta di un bagaglio immenso. E dunque le leggende attingono all'immaginario del popolo ebraico, riflesso nell'Antico Testamento, cioè l'immaginario del popolo ebraico è riflesso nell'Antico Testamento, lo vedi? È scritto qua, scripta manent. Le leggende attingono all'immaginario del popolo ebraico, è riflesso nell'Antico Testamento. Ma quante volte te lo dovrò dire, Mauro Biglino, che abbiamo a che fare con dei miti meravigliosi, miti, leggende meravigliose. Quante volte te lo dovrò dire, Mauro Biglino, che quelli ebraici sono dei miti meravigliosi. Beh, per chi ha fede sono verità di fede, ma quello è un altro paio di maniche. Ci sono le verità di fede e le verità di ragione. Puoi andare contro la fede, chi ha la fede ha la fede, sono affari suoi. Chi non ha la fede sono miti, si tratta di miti, di leggende. Io Mauro Biglino ti invito a questa mia lezione magistralis, Mauro, a Firenze, vedi caro Mauro Biglino, vedi Mauro Biglino, mercoledì 11 gennaio 2017, qua c'è la mia lezione magistralis, guarda, passaggio dal matriarcato al patriarcato, relatore Serafino Massone, orario 18.20, vedi, mercoledì 11 gennaio 2017, via Bettino Ricasoli, numero 7, Firenze, l'ingresso è gratuito, c'è solo da fare una prenotazione perché ci sarà il pienone. Ma quante volte te lo dovrò ripetere, Mauro Biglino? Tu hai fatto tante storie sul peccato originale. Nel peccato originale ci sono tante teorie sul peccato originale, non c'è mica soltanto il mito ebraico, la leggenda ebraica del paradiso terrestre, Anche il musico trace Orfeo, no? Quello che partecipò alla spedizione degli Argonauti, sulla nave Argo, che andarono nella Colchide per rubare il vello d'oro. E anche il musico Orfeo aveva la sua teoria sul peccato originale. Il musico trace Orfeo disse che il peccato originale nacque quando gli uomini per la prima volta mangiarono degli altri esseri viventi, cioè diventarono carnivori. Cosa ci vuoi fare qui? Cosa ci vuoi fare, Biglino? Ti vuoi mettere pure contro la teoria del musico trace Orfeo? E poi è stato, la teoria del musico trace Orfeo è stato ripreso da Pitagora, c'è la scuola pitagorica, no? Niente caro.
che vuoi fare? Ma che c'entrano gli eroi, gli astronavi, gli alieni? Ma cosa c'entrano tutte queste cose? Ma che c'entrano? Ma che c'entrano? Mauro Biglino, ma che c'entrano? C'entrano qui così con Mauro Biglino. Capito, caro? Mi raccomando, Mauro Biglino, nel riassunto di questo video ci trovi il link che ti porta su questo meraviglioso articolo. E memorizza. Mi raccomando questa frase, memorizza, mi raccomando, memorizzala bene, memorizzalo. Le leggende attingono all'immaginario del popolo ebraico, riflesso nell'Antico Testamento. Ripeto, le leggende attingono all'immaginario del popolo ebraico, riflesso nell'Antico Testamento. Più chiari di così se muore Mauro Biglino. Ma quali eroi? Ma quali alieni? Quali astronavi? Biglino, dai Biglino, ti aspetto qua, mercoledì 11 gennaio 2017, capito Mauro Biglino? Mi raccomando, non mancare, A te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.